Manca poco più di una settimana al nuovo capitolo rosa che attende la coppia di città che fanno da estremi alla quinta tappa del Giro d'Italia Giovani Under 23, con partenza da Marostica e traguardo a Rosà, toccando paesi e località suggestive della pedemontana bassanese. L'appuntamento è per mercoledì 2 settembre con scettro di vincitore da consegnare al corridore più in forma dopo una corsa di fine estate estenuante per la categoria. 135 km di fatica sui pedali con disseminata più di qualche asperità impegnativa che vale quasi 2000 metri di dislivello complessivo in salita. Si contano 31 squadre ufficiali iscritte per un parco atleti di 176 giovani uomini di sport. Quel grande weekend tricolore appena trascorso con i campionati italiani su strada di cronometro e in linea 2020 che hanno laureato i nuovi Giacomo Nizzolo e Filippo Ganna, cronoman, nuovi campioni nazionali tra i maschi, ed Elisa Lombo Borghini, solo crono tra le donne, sulle stesse strade del Bassanese con epicentro sportivo proprio la città di Bassano, il ciclismo di alto livello tornerà nel suo Vicentino. Lo start sarà dato in piazza Castello a Marostica, sede ritrovo dei team iscritti al giro, con nastro d'avvio lasciato cadere da via Vicenza, sempre nel centro della città degli scacchi. Il gruppone punterà in direttrice sud verso Schiavone e in frazione Longa, lambendo località Scaldaferro per raggiungere Tette sul Brenta. Primo passaggio a Rosà, poi sarà la destinazione finale un centinaio di chilometri dopo lo sconfinamento a Bassano. Pronti per la scalata con selezione garantita. Una decina i comuni vicentini coinvolti in tutto, con stamattina la presentazione ufficiale della tappa nella sede di Ursus SPA. Proprio di fronte sarà allestito il traguardo con quartiere generale di fine tappa, spazi messi a disposizione dall'azienda vicentina.